Ma cari ragazzi buonasera anzi buongiorno perché pubblicherò questo video domattina anche se sto girando di sera e eh, sono qui per un unboxing ragazzi unboxing di prodotti eh, per la cura personale anche se non strettamente attinenti alla lasatura eh, però voglio comunque effettuare questo unboxing con voi perché potrebbe essere di interesse per qualche d'uno prima ancora di procedere con l'unboxing ragazzi questo lucido che vedete è il burro di karité del saponificio varesino che io applico Ogni sera, in realtà, il burro di carité può essere usato tranquillamente come prebarba, però, essendo un burro eh, 100% quindi decisamente grasso, io preferisco metterlo la sera, prima, lo lascio in posa, lascio che si assorba. Ciò che non viene assorbito, ovviamente, prima di andare a nanna, per evitare di pasticciare con la federa e le lenzuola, lo vado a tamponare con una vaiolina, con un tovagliolino di carta, e quindi poi ehm, rimane questa pelle bella, morbida, riposata ed elastica tutta la notte ovviamente eh, resta ben eh, rilassata e al mattino sono pronto per la sbarbata è un rito mh, una parte del mio rituale di skincare del viso ma andiamo ad aprire eh, queste confezioni intanto vi dico che um, i pacchi normalmente mi arrivano sempre in ufficio eh, e io um, ho aperto in ufficio questo pacco eh, lasciando um, il cartone che era piuttosto ingombrante e quindi ho portato qui solamente i prodotti adeguatamente imballati come potete vedere ed a prova di... Eh, Corriere e quindi di urti. Eh, andiamo ad aprire, andiamo a vedere cosa ho comprato, ragazzi. Perché potrebbe essere una cosa eh, anche di vostro interesse. Magari c'è qualcuno eh, che già lo utilizza, oppure c'è qualcuno eh, che non lo utilizza o non è interessato. Qualcuno che potrebbe prendere. Spunto. Allora, ragazzi si tratta di creme per il corpo creme idratanti perché io ho l'abitudine dopo la doccia, praticamente, di effettuare di spalmare su tutto il corpo una crema idratante perché la doccia in se stesso è un qualcosa che se la pelle eh, e invece a me piace quella sensazione di pelle idratata anche perché eh, una pelle ben idratata sarà una pelle più elastica sarà una pelle ehm, che eventualmente si riparerà più agevolmente in caso di abrasioni scottature eritemi e quant'altro poi, soprattutto io la applico sempre d'inverno ed estate ma adesso a maggior ragione perché andando a mare e eh, io quando vado sto tutta la giornata eh, naturalmente la pelle si secca e con questa crema naturalmente ehm, io vado a restituirle un po di idratazione è anche vero che io dopo il sole dopo una giornata di male applico proprio la crema specifica dopo sole questa è una crema che io applico dopo la doccia allora ho voluto provare queste creme che ho visto in formato eh, diciamo eh, famiglia queste mezzo e <ride> mezzo litro eh, e a prezzo abbastanza politico questa è mm, Village Vitamine Formen only eh, per pelli normali in realtà la mia pelle si sì, è normale quindi ritengo che questa possa andare bene andiamo un poco a vedere poi naturalmente eh, non starò qui adesso a spalmarmi con la crema, queste sono um, buona sa di aloe vera sa di mh, anche una componente un po' mh, agrumata, ci sento eh, molto, molto, molto bella. Eh, questa è una crema tedesca, mi sembra abbastanza pastosa. E poi va bene, andremo a provare sul corpo, ragazzi. Non ripeto, non è che voglio stare qui a spalmarmi eh, adesso. Anche perché eh, la doccia io la faccio appena rientro da lavoro, mi spoglio mi butto sotto la doccia e poi vado subito a eh, incremarmi, per così dire. Però mi sembra di facile assorbimento e questo è molto importante perché a noi maschietti eh, le cose che non si assorbono subito danno un po' fastidio, eccezione fatta per il burro di karité nel mio caso. Poi ho preso quest'altra crema che è polacca, Uh, e di questa um, azienda, io ho preso anche dei saponi uh, da barba, del balsamo e del dopo barba. Sto parlando di Ziaha uh, e Polacca. Questi sono 300 ml. Uh, e questa è una crema uh, effetto wellness al cioccolato e caffè. Ehm, ideale per idratare le pelli secche con il 90% di ingredienti naturali quindi cioccolato e caffè questo deve essere una cosa golosa una cosa da spa per realizzare la spa in casa vediamo un pochettino effettivamente ragazzi sa ci sento sia il cioccolato che il caffè. Questa promette proprio bene. Una cosa, io vedete, cerco di non toccarla con le mani perché io prelevo sempre la crema con una spatolina per non inquinare il prodotto. Ecco qua, una spatolina di plastica come questa, prelevo la quantità eh, necessaria, la metto nel palmo della mano e poi vado a eh, spalmare sul corpo. Quindi questo è un effetto spa in casa, Baltic Home Spa, la spa del Baltico a casa, eh, al caffè e cioccolato, molto interessante. E poi abbiamo questa qua che si chiama Basnagen ed è svedese, fondata in, eh, appunto a Stoccolma, eh, formula vegana. Uh, body Balm, ok, bassamo per il corpo, bene, 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 1868 è stata fondata questa azienda, mm, benissimo, benissimo ragazzi, vediamo un pochettino di cosa sa, come si presenta questa è un po' più piccola, mi sa, questa è un 200 ml, vabbè comunque sto bene per un po'. Ho, è la prima volta che le compro, voglio vedere come sono, poi eventualmente eh, se mi piacciono le ricomprerò, magari ne comprerò una. Eh, mi sembra molto interessante quella grossa. Eh, andremo poi a vedere sul corpo. Così qua. Questa mi sembra più pastosa ed è inodore, ragazzi, qui non è che ci senta una particolare profumazione francamente, è più pastosa questa qua, devo dire, eh, rispetto alle altre. È un poco più pastosa, sì, c'è bisogno di spalmare di più. Ed è inodore. Forse budo di cacao, ci sento un po' di budo di cacao, però eh, fondamentalmente non è che abbia una fragranza sparata. Quindi, eccola qua, Barnagen. Ok. Poi, che cosa ho comprato più? C'è un altro pacchetto, Andiamolo sempre ad aprire assieme, ragazzi. Eccoci qua imballato con grande cura devo dire questi sono flaconi di vito quindi sono stati giustamente imballati per bene e questo ehm, probabilmente questo è forse più non so quanti di voi utilizzino già una crema corpo magari me lo scrivete nei commenti se avete voglia di condividere e, e mi dite quale crema usate che può essere uno spunto anche per me allora poi ho preso questo ehm, malvis praticamente che è la eh, è la stessa azienda, la Ludovico Mastelli, eh, che produce e commercializza il marchio prorasso. Malvis è una linea orale, quindi dentifrici e colluttori. Questi sono in particolare colluttori concentrati, cioè se ne prende una piccola quantità più o meno una parte di colluttorio e due parti di acqua si fa lo sciacquo per circa 30 secondi poi si butta fuori mi raccomando non si ingoia e veramente dà una sensazione di alito fresco che si porta avanti per un bel po questo che ho preso era l'unico che avevano disponibile ehm, questo sito dove l'ho comprata è Cinnamon Mind cannella e menta vedete anche il colore ricorda praticamente la cannella è un bel colluttorio concentrato eh, concentrato anche nel gusto praticamente perché ripeto vi lascia quella sensazione quel sapore piacevole in questo caso di cannella e menta ma ci sono poi altre fragranze ma questa non mi dispiace affatto e poi soprattutto è anche un antiplacca quindi eh, prodotto italianissimo eh, commercializzato dalla Ludovico Bartelli SPA eh, prodotto e realizzato in Italia ok quindi eh, ne ho preso ne ho preso vediamo un po ne ho preso quattro flaconi eccoli qua e niente, quindi si conclude così ragazzi il mio unboxing di questi prodotti eh, creme cospo e eh, colluttori. Eh, se avete voglia scrivete nei commenti la vostra esperienza con la crema cospo o con eventuali colluttori eh, perché il, il confronto insomma è sempre piacevole e costruttivo. Non mi resta, ragazzi, che augurarvi un'ottima giornata, un buon lavoro, un buon proseguimento di settimana. Siamo a metà settimana, siamo al giro di boa. E naturalmente io vi aspetto al prossimo video. Grazie a tutti, ragazzi. Ciao.